Davide Franceschiello e Davide Ramelli. Buonasera, mister. Buonasera. Grazie. Una partita sicuramente a viso aperto, avete giocato tutti e due per vincere, questo è evidente. I tifosi di Cosenza hanno potuto godere di una bella partita, poi alla fine, insomma, si può dire che questo pari. Sì, sono d'accordo. È stata una partita giocata da due squadre che per forza di cose, per la classifica che si ha in questo momento, dovevano cercare di vincerla. E credo che forse noi un qualcosina in più per quanto riguarda il palleggio nel primo tempo, siamo andati sotto, abbiamo avuto la forza di pareggiarla e poi penso che, come ha detto lei, il pareggio sia giusto, è stata una bella partita. E chiaramente però rimane sia per noi che per il Cosenza una classifica da mettere a posto, perché entrambi siamo in difficoltà, però non perdere per quanto riguarda noi era importante. Continuiamo in una striscia di prestazioni e risultati buone e guardiamo con entusiasmo il futuro. Le domande? Grazie, grazie, arrivederci. Un attimo solo, è solidarietà, dai, via. Mister, alla luce anche di queste prestazioni dello Spezia, sono state tantissime veramente le prestazioni che i ragazzi hanno offerto anche sotto il profilo atletico e tecnico tattico. Pensa che in questo momento per lo Spezia sia solamente la classifica il problema principale? No, all'inizio abbiamo perso qualche partita di troppo per grandissime ingenuità, dove in tre occasioni al 90esimo e stavamo rischiando anche oggi. Abbiamo perso dei punti clamorosi, penso che si potesse avere 3, 4, 5 punti in più, che per una classifica così corta era manna dal cielo. Però in questo momento siamo in grande crescita, perché la squadra viene a Cosenza e gioca con questa personalità, vuol dire che ha fiducia, vuol dire che crede in quello che propone. E se le prestazioni sono queste, sono convinto che i punti persi li recupereremo presto. Oggi va bene così, venire qua, io temevo tantissimo questa partita, per la rabbia del Cosenza, per la qualità che esprime il Cosenza in casa, quindi continuiamo su queste prestazioni perché dobbiamo prima ricercare quelle, di conseguenza arrivano anche i risultati e di questo sono contento. Grazie, arrivederci. No, io forse non era rigore, però almeno dacci punizione, non puoi ammonirlo. Comunque lui l'ha vista così, lasciamo perdere, sennò tutte le settimane parliamo degli arbitri e forse non va nemmeno bene. No, a me dispiace per i ragazzi, onestamente, perché hanno fatto quello che potevano fare. Mi dispiace perché è ricorrente l'ingenuità nell'azione dei gol, perché se andiamo a vedere ad Ascoli abbiamo fatto delle cappellate. Oggi, se a uno gli viene in mente di andare e correre con lui, interviene, al limite fai fallo. Non puoi prendere il gol sull'1-2, lasciarlo, poi ce ne va bene una, che Capella lo tocca e va 10 centimetri più là della mano di Perina. Però sono dati di fatto, risultati non riusciamo a tenerli, perlomeno non nella misura dell'anno scorso. Perché è la verità, è inutile nascondersi, perciò qualcosa vuol dire che anche noi stiamo sbagliando, che dobbiamo migliorarci, perché è un dato di fatto, se una squadra non riesce a portare in fondo quelle 4-5 volte che va in vantaggio anche di due gol, vuol dire che dobbiamo migliorarci e questo è un dato di fatto, qui nessuno si può nascondere. Altre domande? Sì. Alessandro Russo. Mister, senta, io ho notato una cosa, vista proprio, lei l'ha fatta intendere, al di là di tutto, di quello che succede in questo campionato, Cosenza meriterebbe forse qualche punto in più, però alla squadra credo che manchi, lei è l'unico che lo può dire perché è quello che ha ridato dignità al calcio a Cosenza, ha riportato la squadra in volo, l'ha salvata insieme a Trinchera con grande merito di un gruppo straordinario. Manca l'impeto, secondo me, quell'impeto anche atletico che a volte in alcune gare è stato decisivo. Ma sì, io posso, è una delle cose in cui io mi ci incacchio di più un po' con i ragazzi, però oggi qualche fallo in più l'abbiamo fatto, in altre partite abbiamo raccattato una ammonizione, in altre ancora nemmeno una.
noi dobbiamo smettere di essere anche troppo buoni. Questo è un difetto poi alla lunga. Io non dico che uno non deve dare, uno deve vincere contrasti. Lottare significa questo. A volte fare il fallo, come poteva essere nell'occasione del gol dello Spezia, si può fare. Purtroppo poi alla fine i risultati sono quelli che determinano il tutto, perché a volte la squadra fa mezz'ora come ad Ascoli, sembra una squadra di una categoria in cui può dire cazzo, allora lotta anch'io per vincere il campionato, e poi ti sparisci dopo il gol loro, ci tiriamo da una parte, non riusciamo più. Il problema è che ci abbassiamo. Problema, molto probabilmente dobbiamo essere più bravi ad alzarci con i centrocampisti, perché sennò poi piano piano noi quest'anno, purtroppo, se l'anno scorso creavano 3 occasioni e facevano un gol, quest'anno se ne creano mezza fanno 2 gol. Perciò bisogna essere bravi a tenerli fuori dalla nostra area, a fare grande attenzione, grande impeto, soprattutto nell'accorciare in avanti, e vediamo di riprendere la nostra strada. Francesco Olivieri, Sky TV. Mister, il direttore è venuto qua per ora la causa del gruppo, a difendere quanto di buono si è creato in queste 14 giornate. Ma quanto dispiace sentirsi fischiare dal proprio pubblico e vedere il proprio pubblico così poco numeroso? A me dispiace. Io non so quello, a me dispiace veramente, perché a me preferisco che ci vengano a contestare, ma che vengano allo stadio. Preferisco che ci dicano delle cose, ma che siano presenti allo stadio, perché è un loro diritto dirci anche delle cose. No, quando fischiano, se non sono contenti. Io onestamente, al di là del risultato, questa squadra qui, forse quello che ha detto prima Russo, l'unica pecca che può avere questa squadra è quella della poca rabbia agonistica, che dobbiamo migliorare, perché io sono convinto che dentro ce l'hanno. Forse siamo partiti un attimino, ci siamo abituati forse anche un po' alle sconfitte, quelle 2 partite, è brutto dirlo, però io, è una cosa che ho sempre pensato da allenatore, anche nelle amichevoli, anche nelle partitine che si gioca fra di noi, io non volevo mai perdere, no? E così devono fare anche i ragazzi, perché poi è un'abitudine, il vincere aiuta a vincere, il perdere. Perciò noi ultimamente perdiamo poco, se andate a vedere le ultime gare, però quelle 2 sconfitte in casa ci hanno fatto male, poi siamo andati fuori e abbiamo perso, poi c'è subentrata la paura. Non sono alibi, perché qui nessuno vuole alibi, a me degli alibi me ne frega niente. Io so che possiamo fare di più, io so che questa squadra qui ha dei margini di miglioramenti, però il tempo è finito, eh? Bisogna reagire, perché poi dopo diventa tutto più difficile, non si può nemmeno pensare di arrivare così alla fine di un girone andata con così pochi punti, noi dobbiamo darci una sterzata, io credo che siano in grado di farla. Ogni partita ha una difficoltà, però io penso che chi gioca contro di noi le difficoltà ce l'hanno anche loro, poi le rigirano forse a loro favore a lungo andare, però all'inizio per un'oretta vedono anche loro grosse difficoltà. Purtroppo dobbiamo imparare a gestire meglio le gare, secondo me. Stefania Scarfora, per te. Novità sulle condizioni di Canotè, visto l'infortunio del tifoso? Io spero, l'ho visto prima, gli hanno fatto subito ghiaccio, poi il dottore l'ha visitato. Onestamente io spero che non sia così drammatico come sembrano dalle immagini, però fino a che non gli faranno una risonanza o il dottore potrà visitarlo, l'ha visto così, c'aveva già tutto il ghiaccio intorno, non penso, spero che non sia niente, spero che sia una grande paura, perché lui non è stato toccato dagli altri. Lui c'ha un po' le gambe fatte a modo suo, perciò ogni tanto. Prego di spegnere, togliere il suono dei telefonini, Antonio Pausa. Mister, c'è il direttore che si è preso notizia da sempre, ha detto siamo tutti compatti e compagni. È un attestato di stima importante.
Ma che lui sia compatto con me, o questa deve essere la società. Io, Stefano, è un componente della società. Qui quello che conta è Guarascio. Poi ci sono i due direttori, queste cose qua. Io credo, io posso anche sbagliare, e forse quest'anno qualche cazzata l'ho fatta pure io, parliamoci chiaro, perché nella vita chi è che non sbaglia? Chi è che sta fermino lì e fa tutto bene, una zardamana madonna e va avanti? Io provo in qualsiasi maniera a cercare di risolvere il problema che ho, perché i risultati mi dicono che abbiamo un problema. Questo è un dato di fatto. Poi Guarascio, che è il presidente, tira fuori i soldi di questa società e determina le cose, bisogna chiedere a lui. A me fa piacere che Trinchera, mi fa piacere tutto, però i risultati sono quelli. Io non vivo nel mondo delle fate da tanti anni, perciò io continuo a lavorare finché mi fanno lavorare. Io ho un impegno verso questa città, che è quello di salvare questa squadra. Il resto so chiacchiere, ma mi fa piacere che Stefano dica queste cose dopo 4 anni di sopportazione reciproca, però bisogna diventare bravi alla svelta. Penso che possa bastare. Grazie a tutti. Buona